Media, art, trade. Arte moderna e contemporanea è quello che vi aspetta nell'asta del 21 e 22 aprile dalle 18:30 in via Marco Polo al 9. Artisti come Afshin Piracemi, Pino Pinelli, Crippa, Getullio Alviani, Dada Maino, Piero Gilardi e molti altri ancora su cui investire e capire l'arte. Lotto 85, Pino Pinelli. Valutazione 6-8 mila euro, artista interessante. La pittura è femmina, la pittura è ambigua. E l'arte rimane un enigma, irrisolto e cangiante. Parlando con Pino, che è una persona molto sofisticata, interessato alla ridefinizione della pittura tra profondità, corporeità e cosmogonia, creando delle vere e proprie monadi pittoriche, è riuscito a concretizzare in pittura ciò che Leibniz, come dicevamo prima, teorizzò nel dibattito metafisico sulla sostanza. La sua, devo dire, è un'operazione senza pari, perché sfruttando le geometrie inverse, la corporeità di Piero della Francesca, Malevich e Fontana, è riuscito a generare un risultato speleologico, nel senso greco di caverna e logos, discorso, oppure cosmico, come una supernova che detta un'interpretazione dell'origine e della formazione dell'universo. Pinelli intesse delle architetture cromatiche che infatti invadono lo spazio con questi rossi e blu primari, colori primari che lui usa sempre, e lo colonizzano interagendo con esso senza porre limiti. Lotto 143, molto interessante, artista iraniano Afshin Piracemi, che fa parte di una nuova onda, una new wave di iraniani e Middle Eastern artist che hanno fatto grandi quotazioni d'asta anche all'estero, in Inghilterra e in America. Afshin è relativamente giovane perché ha 48 anni e propone questi lavori di pittura bianchi e neri imprigionati in un regime dove le donne diventano il core business, come vedete, di questa pittura fatta di forme eleganti, sofisticate, quasi sempre poste ai lati della tela, così come sono ai margini della comunità. Pur essendo donne con sguardi sofisticati, alteri e profondi, rimangono donne forti che dominano la comunità iraniana, ma in realtà non ne sono consapevoli a causa di regimi che impongono dittature. Abbiamo visto tre pezzi molto importanti, Getullio Alviani tra i 20 e i 25 mila come valutazione, poi abbiamo un bellissimo Dada Maino, lotto 127, anche questo tra i 30 e i 35 mila euro, unica artista donna, bianco e nera, spaziale, emersa recentemente alle ribalte delle aste con ottime quotazioni, e infine un Vic Nunez, artista internazionale, lotto 131, sempre con quotazione 25-30, valutazione scusatemi, e un artista molto interessante e fotografo, per cui questi tre lotti valgono tutta l'asta, molto belli e molto eleganti da vedere. Vi aspettiamo!